leggo alcuni brani tratti dal libro Nessun porco è signorina, a cura di Di Marcello Dorta. Un giorno io vidi un animale domestico, per esempio un cane, tutto spelacchiato, vicino ai bidoni della spazzatura, e lo volevo prendere perché tremava. Siccome che abito di fronte, andai a casa e lo dissi a mia madre, ma mia madre disse che non c'è spazio nemmeno per noi. E io gli dissi, gli do il mio posto, e lei disse, non se ne parla neanche, e così ci sono non rimasto male. Poi sono sceso di nuovo e quel cane non c'era più. A me il cane è quello che piace di più. Se c'era posto a casa mia lo coccolavo e lo riscaldavo col fiato, gli facevo il bagnetto, lo asciugavo con asciugacapelli e lo pettinavo, lo battezzavo Max. Io non mi sono mai lamentato di essere povero, tranne che per non aver avuto quel cane.